Sono una cinquantina gli iscritti alla Confartigianato di Chieti che si sono riuniti nella sede della loro associazione per discutere delle mosse da intraprendere rispetto alle obbligazioni subordinate contenute nel portafoglio del consorzio Fidi. La situazione delle quattro banche salvate dal governo Renzi con apposito decreto, tra cui c'è anche l'abruzzese Carichieti, resta ancora confusa, così come in via di definizione il destino dei rimborsi delle obbligazioni azzerate. Per questo la Confartigianato di Chieti ha messo a disposizione i suoi legali per decidere se e quali azioni legali intraprendere. La materia è complessa perché ci andiamo a scontrare contro il sistema bancario, contro Banca d'Italia e contro il governo stesso che ha delle gravi lacune. E noi ci faremo portavoce e andremo avanti fino in fondo a qualsiasi costo per tutelare le ragioni di questa comunità che a dire il vero è stata colpita di meno rispetto alle altre tre banche coinvolte. Comunque parliamo di oltre 700 risparmiatori coinvolti con la Cassa di Risparmio di Chieti che meritano a tutti gli effetti che i propri risparmi vengano tutelati, perché nella maggior parte dei casi si tratta di risparmi di una vita fatti con tanti sacrifici. Intanto dalla nuova Carichieti fanno sapere che la banca ora è solida perché tutte le sofferenze che hanno portato alla crisi dell'istituto di credito teatino sono confluite nella cosiddetta bad bank. Basteranno queste rassicurazioni a placare l'ansia di chi teme di perdere tutto?